Enrico Rotta, che è il presidente della Strada dei Sapori e organizza questa 14ª edizione del concorso enologico. Due vini questi che sono anche contrapposti tra di loro, un po' per i gusti, no? Uno viene ritenuto più morbido e l'altro invece un po' più duro. Diversi, ma chiaramente complementari. Non a caso da tempo vengono usati con un taglio di vino per dar vita a questa unione, secondo noi reputata veramente interessante. Per quanto riguarda il concorso, siamo alla 14ª edizione, l'Italia ospita solo 5 concorsi internazionali di questo stampo e quindi il nostro vanto è di essere che uno di questi 5 concorsi si tenga a Bergamo, quindi in Lombardia. Ecco, la 14ª edizione, in tutti questi anni quali sono stati gli riscontri principali che avete avuto di anno in anno poi? Ma sicuramente il concorso, oltre a essere prettamente tecnico per la valutazione dei vini che partecipano e quindi per l'assegnazione di premi e di medaglie, risulta un volano turistico assai importante per il nostro territorio, in quanto l'arrivo sul territorio stesso di un certo numero cospicuo di giornalisti sia nazionali che internazionali permette poi che questi, quando rientrano in casa a loro, di poter parlare e scrivere del nostro territorio. Ecco, ci sono i vigneti, come sta andando la produzione quest'anno dei vigneti nel territorio? Bergamo, avendo una vocazione particolare per quanto riguarda la viticoltura, in quanto sono solo le colline e la zona geografica interessata, da sempre e soprattutto anche quest'anno riescono ad esprimere una, come potrei definirla, una capacità non solo produttiva ma qualitativa chiaramente interessante. Quindi appuntamento per 3 giorni nel weekend, ci dice le date e anche i luoghi esatti. Volentieri. Venerdì 19 è il primo giorno dove vedrà i giudici nazionali e internazionali a svolgere il concorso tecnico. Il sabato mattina ci trasferiamo in città di Bergamo, in sala Mosaico presso la Camera di Commercio per il convegno tecnico-scientifico, mentre dal sabato pomeriggio fino a tutta la giornata di domenica saremo in città alta, in Palazzo Terzi, per la degustazione con un banco assaggio dei vini vincitori di questa 14ª edizione del concorso.